Siamo noi che abbiamo questa mania di andare là, loro di per sé non chiedono mai a nessuno, te lo garantisco, soprattutto in Bolivia. E l'accenno che io facevo è che dal 2005 questo processo di cambiamento a livello politico, economico, con tutti i difetti che ha, perché non si può essere perfetti, però è stato prima di tutto il riscatto della dignità degli indigeni, che sono la maggioranza numerica della popolazione boliviana, e della loro cultura. Se tu leggi la Costituzione del popolo boliviano, ha anche qualcosa di poetico, voglio dire, perché allora loro certamente, anzi il Presidente aveva chiesto che tutti quelli che erano andati in Spagna durante le grandi crisi tornassero indietro. E questo mi sembra bello, ma capisci che io non credo neanche che si debba mettere un veto, no, non andare tu, non andare, non vengo io, vieni tu, o viceversa. Cioè, è un diritto umano, lo dice la Carta dei diritti umani, di potersi spostare liberamente. Io non vorrei che le persone si spostassero per fame e per guerra. Vorrei che le persone però potessero scambiare con noi la loro sapienza. E vorrei anche che noi non si andasse là per fuga, perché intanto se si va per fuga non si resiste tanto, o si fanno degli altri danni, e non vorrei che si andasse là per in qualche modo colonizzare il mondo. Riguardo alla frase di Ignazio di Antiochia, io la intendo un po' come un inno anche sulla pace, cioè è così preziosa che uno, almeno così lo intendo io, bisognerebbe leggere tutto il contesto, è così preziosa che disarma, nel senso che mi preoccupo solo della pace e quindi non dedico né la mia intelligenza né il mio denaro a altre cose che invece sono cose che armano, per esempio il potere, per esempio appunto cercare delle strategie di difesa con altre persone, per cui è una frase di stupore nei confronti della preziosità della pace. Se già capissimo l'importanza della pace, così come io credo se capissimo l'importanza del vivere insieme ad altre persone, davvero ci preoccuperemo solo di imparare a vivere con altre persone, ci preoccuperemo solo di fare la pace, cioè di abbandonare tutto quello che è mentalità di guerra, che non è solo costruire armi, che è la mentalità delle esclusioni, la mentalità gerarchica. Ma noi non abbiamo idea di quanto faccia danno la mentalità gerarchica nella vita, cioè qualcuno che sta in alto e gli altri che devono obbedire. E questo è una cosa che dobbiamo imparare, io credo, anche ancora nella Chiesa. Yolanda, io credo che sia profondamente vero, cioè, ma non per ricadere nell'intimismo, da dire vabbè, allora pensiamo a noi, quando noi diventeremo buoni e andremo a incontrare gli altri, assolutamente no. È che io credo che ormai non c'è niente nella vita che si possa fare senza prima praticarlo, se no la parola è vana. Cioè è interessante che nella scrittura del popolo di Israele la parola coincida con i fatti. Cioè è la stessa parola, è lo stesso termine, quello che indica il dabar, la parola detta, e i fatti, cioè quello che accade o che devi far accadere.
diventeremo delle persone incoerenti in qualche modo e poi non si realizza niente. Bene, c'è qualcuno che ha ulteriori provocazioni da regalarci? Ecco. Mi ha colpito e mi rimane come provocazione il fatto che tu abbia detto che quando ci mancano dei pezzi di mistero bisogna andare. Mi piacerebbe un'ulteriore parola su questo. Ci stavo pensando adesso perché non ci ho mai pensato, ma forse perché siamo
anche noi purtroppo schiacciati sulla consapevolezza che le regole del gioco sono solo quelle della potenza, sono solo quelle della sopraffazione, invece Dio usa altre regole. E ti ringrazio perché l'essere di renderci consapevoli che c'è un Dio che è attento a rovesciare i potenti per dare dignità ai poveri, agli umili, ci mette anche nelle condizioni a volte di leggere la nostra potenza o supponenza nel momento in cui pensiamo di non dover in qualche modo entrare in crisi rispetto al nostro ruolo di potenza in termini una volta così presuntuosi. Quindi mi ha colpito molto. Volevo un attimo chiedere a Don Enrico perché la provocazione dello scout prima, scout dell'identità, cioè, mi ha un po' ricordato la sollecitudine sociale, no? Dove Papa Giovanni Paolo II, in maniera direi forse abbastanza esplicita, dice in maniera così lineare che la politica e l'economia, se non diventano servizio e si trasformano in potere e in mercato, sono peccati sociali. Allora, questo concetto di peccato nel momento in cui lei ha fatto una vendita, no? Non mi ricordo come si è stata la tutta della situazione rispetto alla realtà umana, quindi al malaffare, no? Abbiamo fatto una veglia per riflettere un po', per chiedere anche di essere capaci di andare oltre. Ecco, la domanda è molto molto semplice. Credi che questa concezione forte di qualcosa che nel momento in cui non è servizio all'uomo può essere veramente un oltraggio a Dio, ci appartenga, o invece è qualcosa così di molto marginale per cui non ci preoccupo perché comunque è così, le cose funzionano così. C'è questa consapevolezza secondo te? Ricordo, io riesco a parlare meglio così di chiedere, scusate, non è perché non voglio mettere in mostra, anzi, la professoressa che parla seduta, avete visto, ci ha dato molto più ricchezze, quindi io credo che questo aspetto qui dobbiamo veramente rifletterci molto. Che cos'è che ci ha colpito quando noi abbiamo sentito sui giornali in questi ultimi tempi si parlava di mafia capitale eccetera? Quali sono state le frasi, le parole che sono entrate dentro il nostro spirito, diciamo proprio come se fosse stato un fuoco, così un ferro rovente che ci ha aperto. Quando hanno detto, e dalle trascrizioni, si fanno più soldi con i poveri, gli immigrati che con la droga. Che significa che il povero, l'immigrato, c'era qualcuno che lo guardava come fonte di reddito, fonte doveva, io ci faccio i soldi su quella persona, quindi non è più persona, ma è solamente una fonte dalla quale io posso prendere qualcosa per me, e quindi lo ammazzava come persona e lo considerava solamente uno strumento per acquisire qualcosa per lui. Mi ha fatto venire in mente anche che questa poi è stata la mentalità, adesso io lo dico in maniera molto ronza, in maniera molto così banale forse, è ovvio che bisogna prendere in mano e vedere anche i trattati. Da che cosa è stata scatenata tutta quanta questa difficoltà economica mondiale? Almeno ci dicono gli esperti, i giornali, che da quella mentalità, quel modo di fare di un certo mondo che non guardava le persone ma guardava solamente la possibilità, la capacità di acquisire, di fare soldi, di fare, di guadagnare sopra. Quindi si viveva su un'economia che era un'economia non reale di oggetti che io fabbrico, vendo, per cui compro il pane e ci mangio. Giustamente questa è un'economia giusta, ma io spengo sul lavoro degli altri per farci soldi. E detto in maniera molto banale, proprio banale, veramente io non sono un economista, quindi non è che ho fatto
così in qualche modo, se come se si dicesse, ecco, io ti do 100 euro, tu che cosa mi dai in cambio? Io ti do un titolo, per cui tu domani vieni, me lo richiedi e con il tempo che è passato io ti do qualcosa di più. Ma chi aveva ricevuto questi soldi, questo titolo poi, lo dava ad altri. Quest'altri dentro questo titolo ci mettevano non solamente non 100 euro, ma ci mettevano magari 50 e altre cose. Per cui con un giro di questo tipo alla fine ci si è accorti che dentro questi titoli dove ci si metteva la pacottiglia, alla fine l'ultimo riceveva in mano solamente carta straccia. E quindi si imbrogliava uno dopo l'altro, un po' alla volta, tutti quanti, in modo che c'era chi aveva inventato, chi aveva in mano questo potere economico, ci guadagnava sopra e le persone venivano. E poi alla fine si ritrovano le persone che avevano in mano solamente carta straccia, non avevano niente. E quindi questa economia ha fatto saltare tutto e ha cominciato da lì. Vi ricordate dopo quando quello che è successo in America? Da quella situazione americana e poi dopo si è trasferita anche in un discorso più in Europa. Il che significa, veramente ho banalizzato, perdonatemi, io non sono, ripeto, però questo qui era il supporto per dire ci sono state delle persone che hanno pensato di fare i soldi dicendo non mi importa niente se a quella persona gli arriva solamente carta straccia, quello che mi importa è che io faccia soldi. Se lui poi dopo non ha più niente, magari ci muore perché non ha più nemmeno il potere di comprarsi un pezzo di pane, non mi importa niente. Questa è l'economia che ammazza l'uomo, non l'economia che serve l'uomo e fa sì che l'uomo possa mangiare lui e la sua famiglia con il suo lavoro. Ricordate quante volte viene sottolineato che la dignità più importante per l'uomo è avere il lavoro, perché si deve mantenere con il lavoro e poter mantenere se stesso e la propria famiglia. Queste sono le idee che nella dottrina sociale della Chiesa sono il centro, il corone del nostro operato. Ma se invece di far così l'economia, ecco, era questo qui, ovvio che è diventato una situazione proprio degenerata. E, allora, e il Papa con quella frase voleva dirci, ricordatevi che tutto quanto il bene di questo mondo, quello che noi si opera, deve essere a servizio della persona, a servizio dell'uomo, perché l'uomo, la persona viene prima del far soldi, del guadagnare. Ultima battuta, così qualche giorno fa Oliviero mi ha portato un foglio dove si vede tranquillamente, una indagine americana ci dice che l'1% degli abitanti hanno il 47% del ben di questo mondo. L'1%, quindi noi siamo dei 99%. E questa qui è una situazione di giustizia? E questo qui è una situazione che cosa può provocare? Anzi, ci dicono che nel 2020 probabilmente non il 47, ma arriveranno al 60%. Che significa che noi tutti quanti dobbiamo sapere aprire gli occhi e dobbiamo metterci insieme. L'avete sottolineato voi che è importante che noi stiamo insieme, perché lo stare insieme, come abbiamo fatto questa sera, ci permette di capire e ci permette eventualmente, rimboccandoci le maniche, di essere presenti nella situazione che stiamo vivendo oggi. Deresponsabilizzandoci, noi facciamo del male alla nostra società. Gandhi, che era un uomo della non violenza, un uomo che è morto poi ucciso, diceva che la più grande violenza che esiste in questo mondo è la deresponsabilizzazione, cioè il non chiudere gli occhi e non essere presenti e non guardare, non vivere. Quindi la deresponsabilizzazione. Noi credo che il gesto che abbiamo fatto questa sera è un gesto di presa di coscienza, di una responsabilità che tutti quanti abbiamo noi, perché con tutto quanto quello che ci ha detto possiamo camminare e adesso è veramente per la tua pace, cioè quello che ci auguriamo di fare. Quindi grazie. Bene, spero veramente di ripartire da qui con tante domande. C'è del materiale in fondo per chi vuole approfondire alcuni contenuti, c'è la possibilità di una piccola biblioteca in Caritas per approfondire alcuni temi. E io ringrazio